Fanno avvisi solo 15 giorni,
la partecipazione di tutto il molto limitata secondo il nostro punto di vista, quindi noi crediamo che tali artisti devono essere artisti e devono rimanere come termini di talento un po' più lunghi rispetto a quelli che stanno, dove dare la possibilità a tutti di partecipare. Poi, sempre in considerazione della procedura di nomina, voglio ricordare al sindaco, quindi se è intenzione del sindaco provocare gli avvisi pubblici, voglio ricordare sempre al sindaco che in Consiglio Comunale è stato approvato un regolamento che disciplina il modo con cui si devono indicare queste figure e oltre a definire le cause di incompatibilità, definire anche l'avviso pubblico, individua una procedura che è quella stabilita dall'articolo 5 del regolamento richiamato degli avvisi pubblici, che dice appunto che il sindaco, prima di procedere alla nomina, deve inviare il curriculum al presidente della commissione trasparenza e al presidente della commissione affari generali per individuare insieme alla commissione i migliori curriculum da produrre per la copertura di questi incarichi. Volevo sapere se era intenzione da parte dell'amministrazione procedere in questa direzione. Un'ultima cosa, sempre il regolamento fa riferimento all'istituto della revoca che subentra ogni qualvolta il nominato sia in società esterne sia in organi interni al comune, dalla possibilità all'amministrazione di revocare dalle persone dall'incarico ogni volta e soprattutto prima dell'articolo 3, qualora non pervenga al presidente della commissione di trasparenza e al presidente affari generali le relative relazioni semestrali che i nominati devono presentare appunto in commissione per l'accordo del loro operato e soprattutto per rispetto degli obiettivi fissati dall'amministrazione. Io credo che allo Stato nessuna relazione sia pervenuta né in commissione né in consiglio comunale. Volevo sapere se si ha proprio intenzione di applicare questo punto d'arte della regola così come previsto dal citato regolamento. Grazie. Anche qui il Partito Democratico ricordo che è stato facile profeta, perché noi avevamo evidenziato come poco tempo fa questo ente aveva speso circa 600.000 euro per far vincere una borsa di piano urbanistico comunale che nei membri dell'amministrazione federale è rimasta nel cassetto per comunque del avevamo invitato questa amministrazione che scelgavamo di colore diverso da quella precedente, ma come dire, evidente che così non era, di evitare che ci vengano ulteriori somme in denaro per la redazione e per la modifica di quel piano urbano comunale. Piano urbano comunale che non sostituirà né al presidente attuale, né al sindaco generale, né tantomeno consiglieri Capano, Polizio e Pugliese, interessati a poche cose che al PUC, evidentemente alle spese dell'ente, visto che noi avevamo chiesto già allora al sindaco Ferrara in maniera anche abbastanza forte di portare al PUC il Consiglio Comunale all'approvazione con evitare ulteriori spese. È evidente che se l'obiettivo, così come leggo dal bando, è quello di un elenco di professionisti idonei per il conferimento di incarichi correlati alla redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli
sulla battaglia alla questione del mondo di quanto ha dato l'istruzione, sempre su posizione contraria. Per il conferimento di incarichi governati alla redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio attività connesse, di importo inferiore a 100.000 euro. Ciò significa che se la matematica, diciamo, grazie. Grazie, non ci vuole mucho. Grazie.